8 aprile 1880. Nasce Margherita Sarfatti, scrittrice e appassionata d'arte. Nel 1909 diventa direttrice della rubrica d'arte dell'Avanti. Nel 1922 fonda con galleristi e artisti, fra cui Mario Sironi, il Gruppo del Novecento. Iscritta al Partito Socialista, la Sarfatti conosce nel 1912 Benito Mussolini, con il quale ha inizialmente un rapporto conflittuale, progressivamente trasformatosi in un legame affettivo profondo. Nel 1926 ne scrive la biografia nel libro dal titolo Dux. Costretta a lasciare l'Italia a causa delle leggi razziali, vi fece ritorno solo nel 1947. Morirà nel 1961. Aprile 1880. Nasce a Venezia la scrittrice e giornalista Margherita Sarfatti, che per lunghi anni sarà la compagna e ispiratrice di Benito Mussolini. Di famiglia ebrea, i Grassini, trascorre un'infanzia felice e serena in una bella casa sulla laguna, studiando privatamente con i migliori maestri e apprendendo le lingue dalle istitutrici straniere. Dotata di ingegno vivace, dimostra precoci interessi culturali e sociali. Già a 15 anni invia un suo scritto ad un piccolo giornale socialista. A 18 anni sposa l'avvocato Cesare Sarfatti, anche lui israelita, da cui avrà 3 figli, il che non le impedisce di dedicarsi appassionatamente al giornalismo. Trasferitasi con la famiglia nei primi anni del secolo a Milano, collabora nell'Avanti in qualità soprattutto di critica d'arte. È in quella redazione che nel 1912 conosce Mussolini, chiamato a dirigere il giornale socialista. Tra la bella giornalista e l'affascinante uomo politico di poco più giovane di lei, nasce un'amicizia basata inizialmente su affinità intellettuali e culturali, ma che si trasforma presto in amore. Quando Mussolini viene espulso quale interventista dal Partito Socialista e fonda il Popolo d'Italia, Margherita Sarfatti, che ne ha abbracciato le idee, lo segue e lo affianca, sostenendolo con dedizione e generosità nella lotta politica. Accesa interventista anch'essa, vede il figlio Roberto cadere, medaglia d'oro, durante la guerra 15-18, pagando in prima persona il prezzo dei suoi ideali. Nel salotto milanese della Sarfatti, frequentato dai più bei nomi dell'elite intellettuale e artistica della città, così come nella sua casa di campagna a Covellasca, presso Como, lievitano i fatti che determineranno l'ascesa di Mussolini alla massima carica del governo. Giuseppe Prezzolini le chiede di scrivere, per degli editori stranieri, una biografia di Mussolini. Il libro, intitolato Dux, viene pubblicato in Italia nel 1926 e ottiene successo. 10 anni più tardi, con l'involuzione dittatoriale del fascismo e l'insorgere delle persecuzioni razziali, ne verrà proibita la vendita. Sarà ristampato solo nel 1982. La Sarfatti, che ha seguito Mussolini a Roma, viene praticamente considerata la first lady del regime. Le si chiedono favori e intercessioni. Frequentare la sua casa, dove si incontrano le massime personalità dell'epoca in ogni campo, da De Chirico a Marconi, è un privilegio. Essa stessa viene ricevuta a casa reale. Verso la metà degli anni 30, il suo rapporto con il duce comincia a deteriorarsi. Nel 1937 le viene proibito, per motivi razziali, di esercitare la professione. Intuendo il pericolo incombente, Margherita abbandona l'Italia e si trasferisce a Parigi. Un anno dopo, la Germania invade la Polonia. La Sarfatti riesce a imbarcarsi su una nave italiana a Barcellona e raggiunge il figlio a Montevideo. Rientra in Italia nel 1947, ha 67 anni ed è tornata fedele al socialismo democratico della sua gioventù, ispirato alle idee di Turati e della Kuliscioff, il che le consente di riprendere la professione giornalistica. Gli anni dell'impegno, della milizia, della felicità, dell'esaltazione e del dolore sono ormai lontani, ma sempre vivi nel cuore della vecchia signora, che si spegne serenamente nel sonno nell'amata casa di campagna il 30 ottobre 1961.